Il nostro pianeta così come lo conosciamo ha in realtà un'altra faccia, che comprende misteri risolti, posti ancora inesplorati o ritrovamenti molto strani. Quest'oggi ci focalizzeremo su quest'ultimo punto e vedremo un paio di scoperte sbalorditive che hanno lasciato gli scienziati senza parole. Nel 2011, durante alcune ricerche nel Mar Baltico, un team di scienziati svedesi trovò uno strano oggetto, dal diametro di 60 metri. Quest'ultimo, di forma arrotondata, sembra quasi il Millennium Falcon di Star Wars. Ma la cosa curiosa è che questo oggetto emana un campo di energia tale da mettere a capo le apparecchiature elettriche. Il team di ricercatori Ocean X riferisce infatti che i dispositivi elettronici si spengono automaticamente quando si trovano nell'area del misterioso oggetto. La cosa ancora più stupefacente è la presenza di una scia sul fondale, lunga oltre 300 metri. Ciò farebbe intuire a una specie di atterraggio di emergenza da parte di un oggetto non identificato. L'ex ufficiale della Marina svedese è un po' scettico riguardo l'esistenza UFO, quindi secondo lui si tratterebbe di un'arma segreta nazista risalente alla seconda guerra mondiale. La strumentazione, rimasta sepolta nel fondale per tutti questi decenni, sarebbe stata utilizzata per rendere difficile la navigazione dei sottomarini nemici, soprattutto quelli britannici e quelli sovietici. Comunque ancora oggi non abbiamo nessuna certezza sull'origine di questa entusiasmante scoperta. A partire dai primi anni 80, i minatori della miniera d'argento di Wonderstone, in Sudafrica, hanno portato alla luce diverse sfere dall'aspetto metallico, la cui esistenza solleva molti interrogativi. Queste sfere sono un completo mistero. Esse sembrano lavorate dall'uomo, ma risalgono ad un'epoca in cui non esisteva alcuna forma di vita intelligente. Comunque, secondo gli scienziati, la loro origine risale a circa 3 miliardi di anni fa. Ragazzi, ripeto, 3 miliardi di anni fa. Ovviamente tra gli appassionati del mistero non sono mancate le teorie su UFO, sulle civiltà extraterrestri, su Dio e sul creazionismo. Comunque hanno un diametro di circa 1-2 cm, e alcune di esse hanno tre linee parallele lungo la zona dell'equatore. Diciamo che sono di due tipi. Le prime sono di un metallo bluastro con punti bianchi, mentre le altre sfere sono cave e presentano al centro un materiale elastico. Alcuni penseranno che magari appartenevano a qualche antica civiltà, come gli Egizi o gli Aztechi. Il punto è che 3 miliardi di anni fa non esisteva ancora nessuna forma di vita sviluppata, quindi il tutto rimane ancora un mistero, che forse non verrà mai risolto. E ora guardate questa scultura misteriosa, trovata nel bel mezzo di una foresta. Questa figura ha sconvolto l'intero internet, perché si vede chiaramente una struttura di origine extraterrestre. Ha una forma che ricorda un fiore, con delle teste e anche con dei piedi. Anzi, sembra quasi una specie di rituale alieno. Comunque, quando l'immagine cominciò a girare per il web, molti parlavano di un mondo parallelo, di un segnale alieno e cose così. Ma in realtà questa che vedete è una scultura creata per puro divertimento. Si trova precisamente in un parco inglese, chiamato Sculpture Park. Qui si può trovare davvero di tutto, tra cui creature mitologiche, antichi dinosauri, scheletri che lavorano, eccetera. Quindi suppongo che la scultura misteriosa non abbia nulla a che fare con mondi alieni, o magari questo è quello che vogliono farci credere. Comunque questo parco in Inghilterra ha davvero molto da offrire, quindi magari se passate per di lì, io una piccola visita gliela farei. Mi raccomando però, non andateci di notte, perché non si sa mai cosa potreste ritrovarvi davanti.